abbiamo creato nel primo tempo 4-5 situazioni importanti, poi la partita abbiamo anche pareggiata complessivamente con merito. Nel secondo tempo la gara è stata un po' troppo spezzettata, chiaramente gli ultimi 15-18 minuti, compreso il recupero, poi siamo rimasti con l'uomo in meno, però è un pareggio sostanzialmente giusto e ottenuto con merito, questo è poco ma sicuro. Ritiene che senza l'espulsione avreste potuto vincere la gara? Noi giochiamo sempre per vincere, come penso che fanno tutte le squadre. È chiaro che poi quando rimani con un giocatore in meno è chiaro che devi abbassare il baricentro, non puoi più portare pressione alta. Avevamo cambiato anche il modo di stare in campo proprio per valorizzare le caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo. Poi chiaramente l'espulsione ha cambiato qualcosina. Mister, buonasera. Insomma, oggi si è visto però un Pescara molto molto combattivo, grande carattere. Insomma, una squadra che insomma, sul piano della fisicità, della grinta, non è stata sicuramente da meno, della buona. E tutti questi cartellini un po' lo dimostrano, anche se insomma, ci è sembrato di vedere dalla tribuna un arbitraggio un po' insomma, abbastanza severo nei confronti. 7 ammoniti, un espulso. Pronti via, ammoniti Lanes e Pompetti su falli che pronti via, i primi 15 minuti. A me non è piaciuto l'arbitro, poi auguri, buon Natale a lui e famiglia, a tutta la terna, probabilmente non è stato neanche collaborato, non è stato sereno ed equilibrato nelle decisioni che ha fatto, però poi fortunatamente non ha interferito sulla gara, se non per alcune cose. Abbiamo fatto una partita non solo di carattere, anche di qualità, perché nel primo tempo subito il gol, abbiamo avuto subito una reazione importante perché abbiamo creato 3-4 occasioni importanti, sì, tirando in porta col compagno libero, vedi la situazione di Dursi a De Marchi nel primo tempo, altra situazione in cui non siamo riusciti a concludere, ma abbiamo affrontato una buona squadra, questo pareggio ce lo siamo presi sul campo attraverso i meriti, abbiamo provato a non rinunciare mai a giocare, poi è chiaro che rimanendo con l'uomo in meno in qualche modo abbiamo dovuto concedere 20 metri di campo all'Ancona perché è chiaro che non puoi portare pressione 10 contro 11. La luce, diciamo, insomma, di questi 95 minuti, lei come valuta questo pareggio? Un punto importante, positivo, un punto guadagnato, poi alla fine con Memuscelli ha avuto anche l'occasione per vincere. Ma è un punto importante guadagnato. Certo, se fossimo un po' più risoluti e più concreti in alcune situazioni, vedi le occasioni che abbiamo creato. E se fossimo anche meno leziosi, perché quando è stato espulso il Lanes, fra Pompetti e Giambò hanno esagerato nella leziosità e nello specchiarsi, perché in quel momento ci eravamo alzati bene in campo, stavamo gestendo la gara, l'Ancona si era abbassata, l'azione va conclusa, invece a volte siamo leziosi, poi abbiamo commesso un errore in cui il Lanes ha preso la seconda ammonizione, Mister, ed se è chiaro. posso chiederle le scelte iniziali, due in particolare, Iacobucci dal primo minuto e poi l'esclusione di Ferrari. No, ma Ferrari ha giocato 3 giorni fa, un giocatore che fare 180 minuti nel giro di 3 giorni, lui non è in condizione di farli bene, però è entrato invece molto bene in gara e quindi ha fatto questo tipo di scelta. Iacobucci ha giocato perché Sorrentino si è fatto male al riscaldamento. Ma sono contento per Iacobucci perché ha fatto una partita sicura, vabbè, ma d'altronde sappiamo che è un portiere serio, forte, affidabile, quindi. Per chiudere, mister, si chiude l'anno e spesso ci sarà la sosta, ci sarà soprattutto il mercato. Insomma, lei cosa si aspetta? Non le chiedo nomi ovviamente, ma le chiedo di dirci qualcosa su qualcosa che insomma secondo lei sarà. Io più che aspettarmi, mi prometto di dare. Dobbiamo fare più punti rispetto all'andata. Siamo in condizione di farli, dobbiamo fare molti di più. Ne abbiamo fatti 31 all'andata, poi ne parleremo. Siamo in grado di aumentarli questi punti fatti, acquisendo una maggiore consapevolezza e coscienza, almeno del 20-30%. Ma di questo poi ne parleremo. Io mi aspetto solo questo, che facciamo. Si aspetta però che venga sfoltito questo organico che numericamente. Ma questo appartiene alla società, io sono delle regole di mercato, delle leggi, insomma io ci entro poco, alleno, capisco poco le dinamiche, quindi, però sappiamo quello che bisogna fare. Ciao Mister Gandozzi, Gazzetta dello Sport, faccio una domanda, la prima sul suo Pescara, lo sta iniziando a ritrovare in queste ultime giornate? È questo anche lo spirito, diciamo, di iniziativa, di personalità di Pescara che lei voleva sin dall'inizio del campionato?
Possiamo sempre fare meglio, perché non è che ci siamo mai smarriti, è che c'è stato un periodo, l'ho detto tante volte, perdendo le gare in casa con Reggiana soprattutto e Modena a distanza di 15 giorni, quelli ci hanno allontanato da alcuni obiettivi che forse in quel momento, ma che sul campo avevamo dimostrato, perché anche quelle partite con quelle due squadre noi siamo stati molto competitivi, poi abbiamo fatto degli errori, alcuni li hanno fatti anche le direzioni arbitrali di quelle gare con decisioni assurde e noi siamo entrati dentro, questo ci ha creato un po' di tensione, però poi siamo usciti perché alla base comunque c'è un lavoro importante, perché è un gruppo, e perché questo è un gruppo comunque importante anche se giovane. Io credo che in questo momento stiamo giocando con tanti giovani, però si vede poco. È l'unico allenatore che ha visto il passaggio in un girone dell'Ancona, no? L'Ancona nella prima giornata di campionato era un po' la squadra giovane che veniva a pescare in modo sfrontato a giocarsela. Oggi ha visto una squadra più matura, più consapevole e che soprattutto può stare lassù insieme alle grandi. Ma guardi, io già alla prima di campionato, avendo visto l'Ancona, ho avuto un'impressione che potesse stare con le prime, l'ho detto, quindi oggi ha confermato quello che già sapevo alla prima di campionato. Quindi c'è giocatori di qualità, giocatori importanti, è una squadra che è organizzata, che tiene bene il campo, e quindi certo che sì. Grazie.